Buongiorno ragazzi, eccomi qui. Poi nei prossimi video capirete perché sono stato impegnato, ho avuto degli impegni. E niente, bando alle ciance, andiamo avanti. Come già comunicato in privato ad alcuni di voi sul canale Telegram, ok? Dunque, vi mando l'intervista che mi ha fatto Radio Mir, poi in descrizione metterò il link. È un'intervista di 12 minuti, 13 minuti all'interno di un programma di 12 ore. Praticamente i ragazzi di Radio Mir intervistano gli emigrati italiani all'estero. Per quanto riguarda tutte le problematiche e l'informazione anche. Niente, il programma si chiama Il Mondo alle 7 e l'intervista è della puntata del 3 ottobre 2021. Beh, insomma, ok. E va bene, ci ho messo un po' per caricarlo perché appunto poi capirete il perché. Dai prossimi due video che metterò di seguito, che avevo già registrato, ma poi appunto ho avuto gli impegni. Va bene, ma tutto risolto, si va avanti. Adesso, se non ci sono problemi, perché è già la terza volta qui che registro. Bene, andiamo avanti. Ci spostiamo a Sochi, mi dicevi. Ok. Esatto, facciamo entrare Alberto. Fabio, fallo entrare tu, che sei in regia. Buongiorno, Eccolo qui. buongiorno Alberto. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Allora, come dicevo poc'anzi, nella galassia, della comunicazione degli italiani all'estero, facendo un po', quindi andando a ficcare il naso un po' in tutto il vasto territorio, la rivoluzione degli anni 2000, di internet, eccetera, ha portato all'interno di questa galassia anche un pezzo di comunicazione che Alberto in qualche modo rappresenta, che è quella anche semplicemente dei canali YouTube che descrivono dei territori spesso molto lontani. Ce ne sono sulla Cina, sulla Russia, insomma i paesi spesso meno frequentati in termini assoluti, numerici, dagli italiani all'estero, ma che hanno, come Alberto ci dirà, una grandissima necessità di conoscere in italiano questi posti. Quindi, Alberto, ti diamo il benvenuto e in questi più o meno 10 minuti che abbiamo anche, insomma, sì, più o meno a disposizione. Ti vorrei chiedere di raccontarci intanto di questo canale YouTube di Italiani a Sochi, insomma, di questa tua esperienza col mondo, sia degli italiani che già all'estero ci sono, ma anche di quelli che magari vorrebbero andare in quei paesi, magari ti chiedono, sono affamati di conoscenze. Raccontaci un po' della tua esperienza, Alberto. Sì, grazie. Sì, effettivamente il canale è nato qualche anno fa, in quanto nei primi viaggi che facevo a Sochi, un amico mi aveva chiesto di fare un po' di video, un po' di fotografie. Lui era appassionato ed è appassionato di fotografie e video, e mi ha sempre spronato a fare video e a fargli vedere la città. Allora io non sono. Cioè, io sono anche, devo dire, al di sotto di un video amatore, perché proprio non mi sento in grado di definirmi così. Lo faccio così bonariamente. E avevo fatto un primo video, un secondo, e poi mi ha detto di continuare. E ho sempre continuato un po' così, per fare appunto vedere la città.
E poi avevo messo appunto su YouTube in modo che questa persona, questo mio amico, potesse vederlo. L'avevo pensata così: me la metto su YouTube, apro un canale YouTube e metto i video quando ho la possibilità di farlo. E niente, piano piano il canale è cresciuto, anzi, proprio riferendomi un attimino alle persone che guardano YouTube, sono riuscito ad avere quei 5-6 contatti proprio che mi chiedono informazione per poter venire a vivere a Sochi. C'è un ragazzo che oltretutto ha conosciuto una ragazza, non so come, comunque qualche anno fa, un paio di anni fa, adesso non so esattamente. Una ragazza di Sochi e mi ha chiesto un po' un attimino appunto per volevano trovare, anzi la ragazza doveva venire in Italia, poi era successo un problema con le restrizioni del Covid e quindi insomma mi ha chiesto un po' di informazione per i visti, per questo qua. Poi c'è un altro ragazzo, come me, Siamo tutti che ragazzi, parla. Alberto. Prego? Siamo tutti ragazzi Sì, ancora, non ti preoccupare. che sta andando in pensione il prossimo anno e un altro tra 2 anni, insomma, mi stanno contattando e ho i contatti e appunto mi chiedono sempre informazioni com'è si vive, come non si vive, eccetera, eccetera. Vabbè. Io arrivando, devo dire, in Russia, la prima volta ho scoperto che non mangiavano i preti e i bambini, e quindi ho detto, aspetta, facciamo un po' di, tra virgolette, informazione. No, adesso la butto come battuta, però quando ero piccolo, almeno quando ero piccolo, questo mi avevano così detto così, e quindi sono rimasto sempre, ma guarda un po' com'è questa Russia. Chi l'avrebbe pensato che la Russia è così? E quindi poi niente, il canale comunque è cresciuto, ho messo anche su Instagram, c'è scritto sulla descrizione per potermi contattare e molta gente mi fanno le domande appunto su Instagram che poi io prendo spunto per fare qualche video, non sono proprio un YouTuber. Professionista, Dire vabbè, professionista, ma neanche dai, amatoriale perché proprio. esatto. E Alberto, la cosa che mi ha incuriosito molto da quello che mi hai raccontato prima, insomma, di questa diretta, intanto, beh, la tua funzione di servizio, se vuoi, insomma, che svolgi, perché in territori, ecco, meno battuti, meno frequentati, come Sochi, come abbiamo detto, anche la Cina, per esempio, eccetera. C'è proprio questa mancanza di informazione che spesso magari dovrebbe essere anche magari a carico delle istituzioni, se vogliamo così, che però mancano da questo punto di vista e insomma esperienze come la tua coprono questo bisogno insomma, della comunità. Ma c'era anche un'altra cosa che mi ha incuriosito molto, perché spesso spostandosi in territori meno battuti come Sochi, uno insomma non sa che aspettarsi da un punto di vista culturale, però tu mi raccontavi che insomma quando sei arrivato a Sochi sei stato ben accolto, il tuo essere italiano, l'italianità è molto ben vista. Raccontaci un po' di questa esperienza ecco, culturale con gli abitanti, almeno intorno a Sochi ovviamente di dove tu insomma sei quasi di casa, diciamo. Sì, no, noi siamo di casa, noi siamo di casa, ormai, però c'è sempre gente nuova che si conosce, no? Io ho messo anche dei spezzoni di video, per esempio c'era uno, cioè il titolo, La voglia di casa, mi sembra. Non mi ricordo, comunque. Parlava di un tassista che appunto e quindi
c'è il video e c'è già una comunicazione, c'è già una festa per questo incontro quando sanno che sei italiano. Poi un autista di autobus e niente, quando ho visto, ma tu sei italiano? Sì, bene, allora mi ha riservato il posto davanti, cioè ha detto tu ti siedi qui e insomma poi sai, ritrovandoci ci si saluta ben volentieri e si fa un po' un attimino di amicizia. Ecco, ma questo è sempre anche quando si va fuori in un posto nuovo, che mia moglie è russa, quindi è di Sochi naturalmente, per quello che poi, anche se veramente si doveva andare a finire in Sicilia, ma poi ho scelto Sochi per andare insomma a godersi un po' la pensione, ecco. Bene. Alberto, noi insomma ti ringraziamo per questo tuo intervento e ti chiediamo insomma di restiamo in contatto perché le antenne di Radio Mir insomma sono interessate anche a dare uno sguardo anche a territori come quello russo, insomma quelli più periferici dove la quantità di emigrazione non è enorme, ma comunque negli ultimi anni è diventata comincia a diventare significativa. E quindi insomma ti ringraziamo per essere stato insomma con noi stamattina per questa insomma alzataccia tra l'altro e insomma ci diamo appuntamento in un prossimo futuro dove magari potremmo anche fare un piccolo collegamento nelle nostre trasmissioni tradizionali e ci racconti un po' di quello che sta avvenendo intorno a Sochi e in Russia in generale. Va bene? Ben volentieri, basta che mi contattate, io sono sempre disponibile, anzi la cosa mi fa piacere perché questa comunicazione per quanto riguarda la città di Sochi, che poi in definitiva è sconosciuta, è conosciuta solo forse, non so per quanti, per il circuito di Formula 1, per Esatto. le Olimpiadi di 2014. Appunto mi fa piacere perché appunto Sochi mi ha, come dire, accolto così calorosamente, ma le persone stesse, che mi fa piacere appunto regalare come dire, questa informazione agli amici che vedo che comunque cominciano a essere numerosi, che mi chiedono appunto per trasferirsi, o in chi pensione, chi per lavoro e altre cose, insomma. Alberto, Ecco, vedo che anche tu sei accento resistente, cioè mantieni la tua lingua italiana o dialettale se vuoi con una certa forza, insomma, nonostante l'immersione. nel russo. sì, no, sì, già, beh, sempre no. Non ho intenzione di cambiare, anzi, sì, integrarmi sì, ma non a diventare nel senso russo, no, 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 io rimango italiano, anche perché questo è il bello sentirsi e rimanere italiano quando si è lì a Sochi e si comunica, perché è una grande festa. Poi Bene. cominciano Celentano, Toto Cutugno, I cioè classici, i classici, i sì, classici. c'è un video di quel tassista che a un certo punto, non so com'è, è riuscito a trovare Toto Cutugno e vai, dopo chiedeva cosa vuol dire la parola, cioè la frase delle canzoni, insomma. Grazie Alberto, buon proseguimento, buona Grazie mille, giornata. a presto, a Grazie a presto, voi, alla a presto. prossima, grazie a voi. Allora. Bene, l'intervista termina così, con diciamo un arrivederci da parte loro. Comunque, dopo metto il link in sotto in descrizione, andate a vedere un po' il canale che è molto interessante anche per chi avesse intenzione o in pensione o
o per lavoro comunque di emigrare, visto che parlano anche di Spagna, di Germania, eccetera, eccetera, e altri luoghi. Anzi, avevo visto un'intervista, non mi viene in mente. Comunque, guardate il canale che è molto interessante e niente, al prossimo video, ragazzi, mettete il like e commentate sotto il video, che poi appena le cose si sistemeranno riprenderò appunto a fare video. Bene, grazie ragazzi, al prossimo video.